Bentornati ragazzi a questa guida di Harry Potter e la Camera dei Segreti per il PC dedicata alle K95. Allora, siamo nell'ufficio di Silente e andiamo. Allora, qui c'è un segreto da prendere. Non parlatevi al cappello parlante, se no il gioco va avanti e non avrete occasione di prendere tutto quello che c'è qua. Allora, Alomora. Bene, figurina di bronzo, guarda. Grande. Allora, sempre evitando il tavolo, andiamo qui. Il tavolo con su sopra il cappello parlante. Qui c'è anche delle gelatine. 900, io devo andare poi da Fred e Giorgia. E poi dobbiamo anche possibilmente fare gli incontri di 15. Credo che se ne siano aperti almeno altri due. O minimo uno. Credo due, forse. Oh, il flipendo libera una libreria. E questo è un ascensore che ci porta in alto. Ecco, segreto, vai. Allora, questi quadri sembrano quei classici che reagiscono al flipendo, ma in realtà non fanno niente, perché il segreto è già qui. I piani alti dell'ufficio di Silente. Ecco qua, una figurina d'argento. Vai, ma quante figurine d'argento stiamo? Ah, sì, 23, buonanotte. L'abbiamo appena proprio iniziato questo set, eh. Sotto, va bene, non perde neanche energia, grande. E abbiamo fatto tutto, forza! Il vecchio cappello parlante della scuola. Mi sono sempre chiesto dove lo tenessero. Non può farlo, chiederti se ti abbia assegnato alla casa giusta. Sì, devo dire. È stata una decisione particolare. Ma rimango del mio parere. Saresti stato benissimo tra i servi. E ora che abbiamo parlato col cappello, è arrivato Silente. Parliamo con lui. Sorcello, non ho potuto fare niente, ha semplicemente preso fuoco. Beh, sto doppio senso in Harry Potter, è vero, ragazzi. Di qualsiasi cosa si tratti. Sì, prima gli viene in mente Hermione. Buonanotte Harry. Buonanotte professore. Ok, si può andare avanti adesso. Ecco, e ora non potremo più tornare nell'ufficio di Silente. Andiamo da Hermione. Allora, questo è il terzo piano, perché sì. Qui infatti c'è la difesa, la lezione di difesa contro le arti oscure. E aspettate, qui c'è un po' di cosucce da fare. Voglio prima esplorare quest'aula perché, se non mi ricordo male, qui c'è una figurina di bronzo. Andiamo. Dai, ecco, intanto ci prendiamo anche le gelatine che, dopo aver comprato da George, devo salvarmene il maggior numero possibile per poi comprare quelle d'argento, almeno che mi mancano. Allora, appunto, figurina di bronzo. E che te dicevo? E che vi dicevo? Lo sapevo io, non ricordo bene sto gioco. Allora, qui vai. Perfetto. Ah, il quadro di che dipinge se stesso, c'era anche nel film, me lo ricordo bene. Allora, se attraversate quella porta, è un altro modo per andare alla sfida Rictus Sempra. Qui però non c'è più nient'altro, quindi andiamo. Un piano di sotto dobbiamo andare. Per il bagno di Mirtilla malcontenta. E Hermione ovviamente avrà bisogno di un ultimo ingrediente. Perché se siete esperti saprete già tutto. Qui? Ah sì, questo segreto l'avevo già preso. Vi avevo introdotto gli gnomi. D'accordo, via, un piano di sotto. Allora, le scale... seguimi, Harry, sì. Ok, va bene, sto seguendo, Non mettermi fretta, cacchio. Mato, quanto ci mettono le scale ad arrivare? Ok, questo era il terzo piano e adesso si va giù al secondo. Eccolo lì, infatti. Cacchio, volendo potevo scavalcare con un salto lì sotto e mi sarei risparmiato una fatica.
Andiamo, secondo piano. E... ah, ricordiamoci qui. Ricordiamoci che c'è qui il segreto con Gommosus, questo qua. L'avevamo già preso, ma ancora non ci possiamo andare perché serve Gommosus per sapere cosa si nasconde lì effettivamente. Allora, le... aula di incantesimi di Vicious. Qui non c'è un modo semplice, per... non c'è un altro modo per tornare alla sfida Scourge, però qui potete vedere una gelatina sul fondo. Ecco qua, uno scrigno e cosa contiene? Ma una bella figurina di bronzo ovviamente, vai! Ora non ci resta che finalmente andare nel bagno di Mirtilla malcontenta. Ah, qui cosa c'è? Giusto, un calderone con la per fare le pozioni. Facciamole, vai, possiamo farne solo una. Ma sempre meglio di niente. Qui? Ah sì, c'è l'aula di trasfigurazione. Area assolutamente inutile, che non nasconde segreti, non nasconde figurine. Niente, cioè al massimo cosa c'è? Ecco, c'è un pentolone, al massimo è, ecco, al massimo c'è uno scrigno e un pentolone da rovesciare. Per il resto l'aula di trasfigurazione è assolutamente inutile. Ecco, c'è solo un paio di gelatine da recuperare, è un po' un peccato. Un segreto nell'aula di trasfigurazione ce l'avrei visto bene, dal momento che è un'aura buonanotte. Ragazzi, mi si è attorcigliata la lingua, aiutatemi! È un'area, barra, aula, assolutamente inutile, che non si visita mai nel gioco, quindi un segreto ce l'avrei visto bene. Cioè, uno dovrebbe affidarsi all'intuito, e qui cosa c'è? Che strana questa area, barra, aula. Ma cosa nasconderà e poi un segreto? Ce l'avrei visto proprio bene, sì. Ok, intanto sono riuscito a sbrogliarmi la lingua. Che cosa vorrà Hermione? Pezzetto invece di capelli. Capelli è una parolaccia che deve essere censurata. Porca troia, andiamo! Lo sanno tutti che per la pozione polisucco servono i capelli, è un pezzetto di Goyle. Tiè, magari mentre in mano prendo il macete, zoo, gli stacco la mano. Ecco Hermione, un pezzetto di Goyle. Ah! Vabbè, lasciamo perdere. La mia macabra immaginazione. Ecco qua! Ecco Goyle, devo seguirlo. Proprio così, ragazzi, Goyle va in una stanza con un'altra porta chiusa. Proprio così. L'altra porta dei sotterranei totalmente chiusa porta alla quarta unrevisitable location del gioco, ovvero dove Goyle va a dormire dopo aver mangiato. Ok. Si parte. Quarta unrevisitable location. E qui c'è il bug che mi impedisce di completare la collezione delle figurine di bronzo, con tutta probabilità. Perché? Beh, lo vedrete adesso, ragazzi. Lo vedrete adesso. O nell'episodio successivo. Allora, qui intanto c'è una tana di gnomi. No, non c'è nessuna tana di gnomi. Un flipendo. Ok, e... va bene, ci costruiamo la scala lì per prendere delle giatine. Qui intanto tagliuzziamo gli orclumpi, che ci danno molto fastidio. Purtroppo nessuno gnomo. Vai! Altra figurina di bronzo, Ale! Le figurine di bronzo, le figurine di bronzo, accidentacciarola! Non vi ho mai prese tutte, il mio record l'ho stabilito l'ultima giocata che ho fatto qualche settimana fa, 49 su 50, non ero mai arrivato ad averne così tante. E l'unica che ho mancato secondo me è, in un punto che vedrete tra pochissimo. Allora... forza, io prendo le gelatine perché sì, ragazzi, perché dai, devo avere tante. Ok, forza, perfetto. Allora, il punto starà qui? No, non sta ancora qui. Ma ragazzi, ci soffro come un cane ogni volta che devo giocare a sto punto adesso, a causa di un bug che probabilmente è dovuto alla retrocompatibilità, perché quando lo giocavo sul computer vecchio
Tutto questo non mi succedeva, ma adesso che lo gioco da qui, c'è una cosa assolutamente strana. State un po' a vedere. Qui intanto dobbiamo spammare ancora il diffindo e... Oh, uno scrigno al buio. Vai. Oh, eccoci, ci siamo, sì. Il punto è questo. Allora. Qui c'è un grosso salone, ma quanto stiamo, ragazzi? Scusate, va, 10 minuti, allora tentiamo. Qui c'è un grosso salone. Saltiamo sulla trave. E non buttiamoci di sotto movimento di fare una cosuccia. Allora, questa libreria dovrebbe essere raggiunta normalmente. Dai, puoi fare l'humus da qui. Sì! Può fare l'humus da qui! Si illumina qua. E io posso prendere questo segreto che lo potevo prendere! Grande! E qui cosa c'è? Una figurina d'argento. Wow, allora la figurina di bronzo è un altro errore ancora. Questo segreto, ragazzi, perché l'ho dovuto prendere ora con questo trick strano? Guardate cosa si doveva fare in realtà. Scendendo per la cappa del camino, che adesso stiamo proseguendo al ritroso, qui vi era incastrato un blocco con il flipendo. Prima di tutto bisogna usare diffindo. E poi bisognerebbe colpire il blocco con flipendo fino a farlo cadere nel pavimento. Poi, una volta sul pavimento, bisognava spingerlo dall'altra parte fino alla libreria, così poi da farci una scaletta per arrivare là nel segreto che abbiamo preso ora. Ma guardate un po' adesso, se io provo a usare il flipendo sul blocco, che cosa succede? Ecco, il blocco si blocca lì e io non posso spingerlo di più. Quando normalmente, ho visto anche un paio di altre guide, il blocco cadeva col secondo flipendo, invece, guardate, rimane fermo qui. Non cade, poi non posso spingerlo da un lato, non posso tirarlo dall'altro. Posso al massimo rispingerlo indietro cos'ha. Ma se poi provo a rispingerlo dall'altra parte, rimarrà la stessa storia. Quindi, madonna ragazzi, a questo punto ho preso il segreto. Wow, ho preso il segreto, grande. Quindi da ora in poi se ci voglio rigiocare devo fare così. È un trick che funziona e meno male. Perché... A parte questo modo, il classico, non c'è nessun altro modo per prenderlo. Cioè, le ho provate di tutte, ma non c'erano altri modi. Meno male che c'è questo modo un po' per imbrogliare. Allora, granchio di fuoco gigante. Quelli giganti hanno le pietre viola invece che rosse. E niente, si buttano giù con due rictus sempre. Ecco, sistemato nella trappola. Ma adesso, ragazzi, a quanto stiamo? Scusate. Stiamo a... Ecco, 12 minuti. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!